Kate Middleton è stata a Wimbledon per la seconda uscita ufficiale dopo l'annuncio del cancro. Ma sarebbe andata male. Da palazzo arriva una decisione categorica. Sono rimasti tutti senza fiato nel vedere Kate Middleton partecipare di nuovo agli impegni reali, prima al Trooping the Colour a giugno e poi a Wimbledon a luglio. A quanto pare, però, il ritorno in pubblico definitivo della principessa del Galles non sarà così scontato. Ecco cosa è stato deciso a palazzo. Kate Middleton è tornata per un breve periodo agli impegni pubblici, ma ora da palazzo fanno sapere che la sua presenza agli eventi ufficiali non è ancora certa. La principessa del Galles, dopo aver assistito due settimane fa alla finale maschile di Wimbledon con la figlia, la principessa Charlotte, ha preso una decisione. Insieme ai membri della Royal Family ha, infatti, cambiato rotta sul suo futuro. Kate Middleton. A quando il ritorno ufficiale alla vita pubblica? La decisione del palazzo toglie ogni dubbio. Kate Middleton si ritirerà di nuovo dalla scena per proseguire il trattamento contro il tumore. Lo riferisce una fonte di palazzo, che specifica come la 42enne non tornerà a breve agli eventi pubblici. La principessa ha consegnato il trofeo del singolo a Carlos Alcaraz a luglio a Wimbledon e quella dovrebbe essere l'ultima sua apparizione in pubblico. Anche al Trooping the Colour si è affacciata al balcone di Buckingham Palace con il marito, il principe William, i figli e re Carlo insieme alla regina Camilla. Ma ora non si hanno buone notizie sul suo ritorno ai prossimi impegni previsti. Lo scorso marzo, Kate aveva annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva. Da quel momento, non era più apparsa agli eventi pubblici, fino a giugno, ossia quando è ritornata visibilmente provata dai trattamenti che sta facendo per guarire dal male. A quanto pare, si sono registrati buoni progressi, ma non sarebbe ancora fuori pericolo. A parlare del suo futuro è stato Robert Jobson, autore del libro Catherine, la principessa di Galles, una biografia della futura regina. A People ha rivelato che Kate ha mostrato molto coraggio ad apparire recentemente in pubblico, ma che ora ha deciso di ritirarsi nuovamente per potersi curare. Prima della malattia, viveva la sua vita secondo il calendario ufficiale, ora vive la sua vita, e il calendario viene dopo. Tornerà sicuramente, ma quando hai affrontato un'esperienza come questa, la tua prospettiva e l'ordine delle cose cambiano per forza, ha proseguito. Secondo fonti vicine al palazzo, quest'estate la famiglia non viaggerà all'estero ma resterà ad Hammer Hall nel Norfolk. Probabilmente, si sposteranno solo per far visita a Carlo e Camilla a Balmoral, in Scozia, il prossimo mese.